Ma te lo spiego. A me mi piace tanto la mortadella. A dai io fino a fine a metto un buco se sguaglia. Vabbè, senta, abbiamo capito. Oppure sai che si può fare? Faccio un bastoncino, rotolo tutto, faccio un bastoncino, tiro il cane e me lo porta, ma mangia il buco. No, ma che... È tanto buono. Lasciate servire che io con le donne ci so fare. La signora ha ammicchiato con l'occhio, ha visto? Ha ammicchiato. Ammicchiato. Una volta corteggiai una bella donna. Sì. Per fargli un omaggio, sai che io mannevo? Un mazzo di fiori, dei rossi, e tutti i petali di ste rose, l'avevo fatti fare con tutte le fette della mortadella. No. Molto carino. Hai capito? Una bellissima idea. Bella. Complimenti. Sempre siano lodati Serena Dandini e Corrado Guzzanti per questa parodia di Funari e della mortazza. Allora, il panino con la mortadella, io credo che non sia vietato in spiaggia perché ci hanno provato a non farci entrare con le melanzane alla parmigiana, ma il panino, insomma, uno riesce a camuffarlo e a nasconderlo. Buongiorno a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. Più 5,3% nei primi 5 mesi del 2023 in questo settore. Bisogna fare la cessione del quinto per un panino con la mortazza? Ovviamente no, tra l'altro i nostri salumi sono amati, come ricordavate, d'inverno come d'estate, e il panino con la mortadella è un classico. Certamente, come per tutti i beni alimentari in questo periodo, abbiamo un aumento dei costi di produzione molto forti. Abbiamo questa siccità drammatica che ha aumentato i costi di alimentazione degli animali, abbiamo la logistica, l'energia dei prodotti fatti ancora prima e che oggi stanno stagionando, che ha portato ad un aumento dei valori. Gli italiani però adorano i salumi d'estate e quindi hanno tenuto i consumi. Se aumenta la vendita a valore del 5,3, i volumi rimangono pressoché costanti. Avete citato la mortadella, un grande classico, ma che d'estate e soprattutto in un momento in cui bisogna fare del saving, della strategia di risparmio, va alla grande. Per cui, mentre altri salumi un po' più costosi hanno fatto un meno 5, meno 6% di vendite, la mortadella impazza su qualsiasi canale di vendita. Beh, anche perché la mortadella è molto popolare, certo non è il patanegra o altri affettati che, come dire, fanno male alla tasca, al che poi uno a un certo punto si butta anche sul discount, Scordamaglia. Ma guardi, allora, come dicevo, in queste condizioni il consumatore deve provare a risparmiare. Una prima risposta è stata quella di cambiare, come dicevamo, prodotto. Un'altra risposta è magari usare un pochino più il banco servito, degli affettati, e rinunciare invece a preaffettati confezionati. Però anche lì attenzione, perché il preaffettato confezionato costerà un po' di più ad unità, ma consente un minore spreco, una maggiore conservazione. I discount, lei citava i discount. Beh, guardi, in realtà se noi andiamo a guardare le vendite nei discount sono calate più che negli altri canali. Beh, questo perché normalmente si rivolge al discount un target di popolazione, di famiglie che deve spendere meno, ed è quella su cui l'inflazione incide di più. Siccome, come dicevo, l'aumento dei salumi in questo caso è legato ai costi di produzione e quindi è incomprimibile, si verifica anche nei discount. E quindi chi va nei discount ha più difficoltà e riduce di più l'acquisto. E questo non è un buon segnale però, Scordamaglia. Allora. Guardi, purtroppo non è un buon segnale, però consideri una cosa, che ogni qualvolta un discount per forzare vende sotto costo, ci sono imprese agricole della filiera italiana che chiudono per impossibilità di vendere. Quindi meglio un buon salume italiano. E come si rompe questo circolo vizioso allora? Perché se io non c'ho soldi devo mangiare e quindi come allora, usciamo fuori? Certo. Guardi, siamo di fronte, questo vale per i salumi, per beni alimentari di prima necessità, purtroppo l'aumento dei costi, ripeto, non è speculativo, è legato a fattori oggettivi. Mentre negli Stati Uniti riduci l'inflazione e i prezzi aumentando il costo del denaro, qui se aumenti il costo del denaro aumenti ancora più il prezzo. Quindi c'è solo una soluzione: in attesa che si riducano i costi, che si riduca la siccità, il packaging, eccetera, aumentare le buste paga nette degli italiani con un pochino più di cuneo fiscale, di riduzione del cuneo fiscale. Non c'è altra scorciatoia. Sono Luca Piretta, fino adesso abbiamo goduto, ma lei che mi è gastroenterologo, niente meno che al Campus Biomedico di Roma, deve rispondere alla domanda e ha 15 secondi di tempo. Si può iniziare la giornata con una rosetta
con mortadella? Via al tempo. No. Certamente sì, la risposta ovviamente no, sì, perché non è che c'è un orario in cui si può mangiare la mortadella rispetto a un'altra. Ricordiamoci che la mortadella è un alimento che va inserito all'interno del contesto della dieta mediterranea. Allora lì possiamo sfruttare al meglio le suoi benefici senza andare incontro a dei rischi. Perché i benefici? Perché si parla sempre dei rischi dei salumi, ma mai dei benefici. Ricordiamoci che si concentrano in poco volume principi nutritivi fondamentali come proteine ad alto valore biologico, la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il ferro, che sono dei principi nutritivi importanti soprattutto per quelle persone che sono inappetenti. Tiberio giustamente faceva notare quanto è stimolante il profumo della mortadella. Ecco, le persone, io penso agli anziani che sono inappetenti, si riesce a dare un alimento notevole dal punto di vista nutrizionale in piccolo volume con grandi apporti nutrizionali. Parliamo ovviamente di persone sane che non hanno problematiche particolari di, certo, di salute. Quindi è un alimento, secondo me, che gestito all'interno delle linee guida per una sana alimentazione, nelle porzioni consigliate e associate a tutto il resto della dieta mediterranea, apporta i suoi principi nutritivi senza andare incontro a rischi. Però quando siamo a dieta, i primi alimenti ad essere demonizzati sono proprio gli affettati, salame e mortadella, diretta. Beh, questo quando si fanno le diete sbagliate, perché no, non esiste un alimento che fa ingrassare o un alimento che faccia dimagrire, esiste la dieta. Quindi noi possiamo tranquillamente trovare lo spazio anche all'interno di una dieta dimagrante per la mortadella. Dobbiamo gestire l'insieme dell'alimentazione. Ma affettati e estate vanno d'accordo o no? Assolutamente sì, non c'è nessun diniego per gli affettati durante l'estate. L'apporto calorico va gestito nel contesto di quello che noi mangiamo. I principi nutritivi rimangono inalterati, bisogna occuparci come sempre della conservazione. Se vogliamo portare il panino con la mortadella in spiaggia, dobbiamo avere tutte le accortezze della conservazione, del freddo, della borsa frigo, dell'ombra. Questo non prescinde da queste attenzioni per garantire una salubrità e una, diciamo, sterilità tra virgolette del prodotto. Quindi non c'è nessuna demonizzazione estiva nei confronti di un salume, sempre che sia contestualizzato, quindi associamolo a delle verdure fresche, questo è molto importante per una serie di motivazioni di ottimizzare i nutrienti e ridurre l'assunzione di altri, e questo ci consente senza sensi di colpa di poterci mangiare tranquillamente la mortadella. Prima di salutarci, Piretta, in queste 50 sfumature d'affettato ce n'è da preferire uno all'altro? Capocollo rispetto al lonzino, il prosciutto rispetto al cotto e quell'arrosto, salame, Milano, Secondigliano? Allora, la mia risposta personale, poco scientifica, è quello che piace. Nel senso che se uno decide di dare, è arrivato il momento dell'affettato. Diretta, è arrivato il qui siamo del... arrivati ai nonetti di Nino Frassica. Non è bello quel che è bello, ma che bello, che bello, che bello. E anche che buono, praticamente. E certo, è ovvio che è così. Se proprio vogliamo essere precisi, cerchiamo di ridurre quelli che hanno molti grassi, soprattutto per le persone che hanno problemi di colesterolo o di sovrappeso, questo è ovvio. Ma siccome la porzione consentita è limitata all'interno della dieta mediterranea, quella volta che si mangia l'affettato, secondo me possiamo concederci la libertà di scegliere quello che ci piace. Scordamaglia, i risultati delle preferenze degli italiani, quale vincitore decretano? Guardi, non c'è un vincitore, siamo tutti alla pari, perché la straordinaria varietà di questo paese è che da città a città, da paesino a paesino, c'è un salume nuovo, una DOP nuova, un IGP, quindi è una straordinaria diversità con cui stiamo conquistando il mondo e non solo gli italiani. E in tema di preferenze, vanno di più i salumi al banco servito o quelli già preconfezionati? Guardi, dipende dal momento. Fino ad oggi sono sempre cresciuti preaffittati già pronti, quelli che compri nella vaschetta, perché anche se costano un po' di più, hai poi la possibilità di conservarli meglio in frigorifero e la possibilità di ridurre gli sprechi che incidono sul prezzo.
Oggi però, che come dicevamo, il consumatore guarda il singolo centesimo perché deve farlo, allora ci si è rispostati verso i salumi al banco, che hanno avuto un aumento del più 3%, e si sono ridotti i preaffettati, che invece hanno fatto un meno 7%. Ma ripeto, sono certo delle variazioni legate al momento contingente. E comunque mi raccomando, la prima fetta toglietela sempre, lo chiedo ai negozianti, capisco che sia un costo a fine giornata, però insomma... Sì. Alex, allora qui noi italiani siamo divisi tra Coppi e Bartali, tra cani e gatti e a questo punto tra salame e mortadella, perché dobbiamo parlare, se la mortadella è regina, del re degli affettati che è la salama. Il salame al maschile, perché la mortadella simbolicamente femminile, rosa, la regina, il re il salame, ubicato in Italia in vari modi, da sempre era simbolo della cultura contadina di stare in cima al palo della cuccagna. Mm-hmm. Quando tu dovevi conquistare un premio per le feste paesane e quindi essere forte, simpatico con le ragazze, in cima, da prendere e da strappare, c'era il salame. Mm. Piretta, ha qualcosa da dire sul salame? Sì, voglio dire che, oltre ad essere buono, che negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni per la precisione, le metodiche di produzione del salame, ma di tutti i salumi, hanno puntato ad alcuni vantaggi nutrizionali. Uno, alla riduzione del sale, quindi oggi troviamo molto meno sale nel salame rispetto a quello che trovavamo in passato. La riduzione dei grassi e la qualità dei grassi, abbiamo meno grassi saturi e più grassi poliinsaturi. I nitriti non si utilizzano praticamente più e i nitrati si sono oltre che dimezzati, quindi il prodotto nel corso del tempo, anche per una selezione genetica degli animali, è diventato un alimento molto più sano di quello che poteva essere da un punto di vista nutrizionale 30 anni fa, anche se si porta dietro tutti i pregiudizi del caso. Allora, il salame non chiama il formaggio, la mortadella volendo sì, qualcosa si può fare. Alex, in chiusura. Io metterei un panino, se possibile riscaldato, perché se è scaldato, quando ci appoggi sopra il salame, il calore scalda le molecole, lo metti al naso e poi in bocca e spum! Arriva il godimento. Però, chiedo scusa, io faccio la mia uscita pubblica, mi dichiaro politicamente asservito al regno della mortadella. A Bologna fanno anche la spuma con la mortadella. Vabbè. E su questo ci fermiamo. Pubblicità e grazie ai nostri ospiti, perché le ghiandole salivari incominciano. A tra poco. Romagna mia.